Buongiorno a tutti, partita di Cantù, inizia così questa miniserie di due partite con quella di Caserta che avremo tra 7 giorni ancora fuori casa, due appuntamenti importanti che decideranno sicuramente le nostre sorti in chiave futura. La squadra, come tutte le settimane, purtroppo ha vissuto così vicissitudini di piccoli infortuni e assenze. Veramente Datome è stato fuori praticamente da dopo la partita di mercoledì in casa con Sassari, è stato fuori tutta la settimana, ha fatto ieri il primo allenamento per questo fastidio che aveva sotto il piede, che non gli ha permesso neanche di andare in nazionale. E 2 giorni di assenza anche per Cacchiuzis per influenza, un virus influenzale. Varnato 1 giorno e mezzo, ha fatto un mezzo allenamento l'altro ieri, e ieri l'abbiamo tenuto a riposo in forma precauzionale per una distorsione alla caviglia. Però insomma, dovremmo essere tutti quanti al completo nella partita di sabato a Cantù. La squadra è pronta, almeno questo dimostra da quello che abbiamo visto negli ultimi allenamenti, è consapevole della difficoltà della partita che andiamo ad affrontare. Cantù ha perso in casa solamente 2 partite all'inizio della stagione con Pesaro e con Venezia, e ovviamente io ho studiato anche queste partite cercando di trasmettere e trasferire alla squadra quello che possano essere gli elementi per poter arrivare a riuscire a cogliere una vittoria a Cantù. E credo che la prima cosa che debba essere fatta è quella di credere nella potenzialità e nella possibilità di poter fare questo risultato, perché ripeto, le due sconfitte che ha maturato Cantù in casa, anche se possono rappresentare degli episodi, pur sempre sono state due sconfitte. Quindi il primo elemento deve essere quello di avere veramente di credere e di essere coscienti che si può andare lì e fare il risultato. Per poter far questo c'è bisogno della necessità di alcuni elementi, e quindi di una grande coesione a livello di squadra, di compattezza, del saper restare uniti nei momenti in cui ci saranno delle difficoltà nello sviluppo della partita. Ho raccontato alla squadra l'andamento della partita che hanno perso in casa con Pesaro. Cantù ha iniziato la partita in maniera scoppiettante con un 16-2, ha chiuso il primo quarto 23-10, e Pesaro ha avuto la forza e la solidità mentale di costruirsi azione dopo azione, minuto dopo minuto, questa vittoria. Credo che possa essere così un punto di riferimento ulteriore che i miei giocatori hanno a disposizione per cercare di interpretare la partita nel modo dovuto. Sappiamo benissimo che il campo è un campo estremamente difficile, che Cantù è una delle formazioni migliori del nostro campionato, e lo dimostra il fatto che è stata l'unica squadra che negli ultimi anni è stata capace di poter fronteggiare e mettersi in competizione con quello che è stata la forza che ha dimostrato Siena nell'ultimo lustro. E quindi direi che questo sia abbastanza sufficiente per poter dare una certificazione della forza, appunto, di quanto è nelle corde, nelle potenzialità di Cantù. Ma noi abbiamo anche noi le nostre qualità per poter andare lì e poter provare a fare il risultato.